Il leader del popolo della famiglia, direttore del quotidiano La Croce, ritroviamo in collegamento Mario Adinolfi, buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi, buon 2018, penso anche, sia la prima volta. È vero, buon 2018, buon anche a lei famiglia, un saluto a Silvia, che gliel'ha fatto poi il regalo di Natale? Io a lei? A no, Silvia? Purtroppo niente. No, non sono bravo, non sono bravo. Ma come? Ci siamo sentiti prima di Natale, l'avevamo detto, mi raccomando, non faccia come al compleanno. L'ho portata a Siviglia a Capodanno, va bene, quello vale. Vabbè, quello vale, un bel regalo, vale. Bellissimo, regalare un viaggio. Come va col PDF? Ma vi prendono in giro, Adinolfi, vi dicono che non prenderete voti, che succede? Adesso noi raccogliamo le firme, diciamo, no? Quindi... Noi non siamo Emma Bonino, Renzi è stato così bravo da essere il rottamatore di tutti, tranne una che sta in Parlamento dal 78 e gli ha regalato anche un simbolo perché piangeva che non riusciva a raccogliere le firme. Il popolo della famiglia sta raccogliendo le firme, ci sta riuscendo, questa è una cosa molto bella, sono decine di migliaia in tutta Italia e noi stiamo raccogliendo in tutta Italia le firme per presentare la lista alle elezioni. Siamo gli unici condannati a farlo, avete visto il... Sì. Fiore petaloso di Beatrice Lorenzin. Sì. Ecco, le piace, bello, fiore petaloso è bello, no? Non deve raccogliere le firme, a parte che orrendo il simbolo, insomma, no, hai visto? Una accozzaglia di riciclati di una che era eletta col centrodestra, se n'è andata col centrosinistra, insomma, una cosa abbastanza imbarazzante. E poi ci sono quelli, no, della quarta gamba, raccolgono le firme quelli della quarta gamba? No. No, non lo raccolgo. Perché avevano già una rappresentanza. Sì. Sapete che il popolo italiano non vede altro che la quarta gamba, quindi hanno rappresentanza e quindi non raccolgo. Non faccio lo spiritoso. Siamo per strada. Ecco, siete per strada, avete tempo fino al 29 gennaio, vero Adinolfi? Esattamente, 19 giorni che saranno pazzeschi perché devi prendere da Bolzano a Caricati e quindi sì, abbastanza faticoso. Quante sono le firme in tutto da raccogliere? 25.000? Sono minimo 25.000, però in realtà sono di più perché per essere al riparo dagli scarti, dagli errori, devi farne almeno 35.000. Però quindi chi dice che non abbiamo i voti lo misurerà il 29 gennaio, perché se avremo raccolto 35.000 firme certificate da Bolzano a Canicattì, almeno si comincerà ad ammettere che il popolo della famiglia è qualcosa di strutturato sul territorio, insomma, almeno questo non ci potrà essere negato, ecco, diciamo. Quindi l'unica cosa che non si potrà dire è che non esistiamo, perché per esistere noi, a differenza di altri che davvero non esistono, noi abbiamo dovuto provarlo raccogliendo decine di migliaia di firme in maniera complicatissima sotto il freddo del gennaio del nord, non so se avete visto, io vengo da un'esperienza al nord che è terrificante, per strada con i banchetti come si faceva appunto una volta. Solo noi siamo condannati a fare questo lavoro. Facciamo una carrellata, Adinolfi, di quelle proposte elettorali che stanno arrivando dai diversi partiti. Le coperture dovrebbero essere intorno, sommandole tutte, oltre i 250 miliardi, nonostante il fatto che il presidente Mattarella l'aveva ribadito anche a fine anno. Le proposte elettorali dovrebbero essere concrete, siano concrete. Ecco, l'ultima in ordine di tempo è quella di Grasso. Aboliremo le tasse universitarie. Che cosa ne pensa, Adinolfi? Io penso che la sinistra sia impazzita e mi dispiace dirlo perché io sono stato parlamentare di sinistra e la sinistra è davvero impazzita, fa le proposte al contrario. Avete detto bene, 250 miliardi in più da spendere l'anno prossimo se dovessero realizzare promesse che non realizzeranno mai, ma guardate che quando ho smesso di fare il parlamentare io, cioè nel 2013, che il debito pubblico era 2.000 miliardi di euro, oggi il debito pubblico è 2.300 miliardi di euro. Cioè loro in questi 5 anni di governo folle della sinistra con l'appoggio dei pezzi centrodestra hanno già speso 300 miliardi di euro in più che si sono andati ad addossare sul debito pubblico. Avete visto dei grandi miglioramenti? State meglio? C'è un tasso di disoccupazione migliore rispetto al 2013, c'è meno povertà, le famiglie stanno meglio? La risposta è tutta lì. Quando ieri vedevo a Porta Di Maio proporre una riforma da 104 miliardi di euro, 104 miliardi di euro, dicevo, ma veramente questo è un paese che crede all'asino che vola? Cioè, credere a una riforma da 104 miliardi, dove mancano completamente, persino nella proposta, 50 miliardi di copertura, vuol dire c'è un livello di cialtroneria nella campagna elettorale che mi impressiona. Noi che siamo poca cosa e dovremmo, no, farla grossa, ci vergogniamo ogni volta quando noi proponiamo
il reddito di maternità di 1000 euro per una donna che fa un figlio, e purtroppo se ne fanno così pochi e questa novità strutturale costerebbe pochissimo, neanche 500 milioni di euro il primo anno. Noi lo facciamo dicendo sempre dove andiamo a prenderli 500 milioni di euro, dove la facciamo la ricopertura di quel fondo. Proviamo a essere seri, ma io lo chiedo a voi, può essere seria una campagna elettorale che propone ad Acchitto di spendere 250 miliardi di euro su un debito pubblico che è già stato aumentato la scorsa legislatura di 300 miliardi e pensare che gli italiani credano a queste favole? Io sono davvero stupefatto. Io penso la vera emergenza e tragedia si chiama denatalità, e che la denatalità la fermi con il reddito di maternità e con la riforma fiscale che si chiama quoziente familiare. Cioè il buon di Ciancio ha la situazione del single, se non sbaglio, giusto? No, io no, io ho il figlio, è Arduini che è single. Ah, di Ciancio è quello col figlio, Arduini sì. È il single. Sì. Okay. Arduini è single, se Arduini guadagna 100.000 euro, auguri, no. Non guadagna gli stessi 100.000 euro di un papà con quattro figli. La nostra proposta si chiama quoziente familiare. Arduini si vedrà aumentare le tasse sui 200.000 euro. E il papà che è dato a mangiare a quattro figli in una famiglia monoreddito se ne vedrà abbassare. Ed è giusto così. Ma non è giusto, di noi, ma perché? Perché questa è la nostra proposta. Perché è giusto che quel reddito venga calcolato per quoziente, perché ne usufruiscono sei persone. Il genitore, l'altro genitore e i quattro figli, e poi che nutre sei persone, non è un reddito disponibile come il reddito disponibile di una persona sola, è un reddito diviso sei e va tassato sul diviso sei. Questa è la nostra proposta, che evidentemente siamo il popolo della famiglia, ha come interlocutore la famiglia, perché siamo convinti che se non investi sulla famiglia, se non riparte la famiglia, questo paese è morto. Questo paese è semplicemente morto. Nel 2023, tra cinque anni, quando si riandrà a votare, che il popolo della famiglia non sarà in Parlamento, racconteremo un paese desertificato, morto sui valori, ma questo magari non interessa gli altri valori, soprattutto in denaro da dover valutare, ma sul piano esattamente della nascita dei figli, che sono strutturalmente necessari alla tenuta del nostro sistema di welfare, noi vivremo purtroppo una crisi talmente strutturale che si racconteranno le proposte che sto facendo oggi come l'unica strada per uscirne, ma nel 2023 sarà veramente troppo tardi. Adino, si leggevo dei messaggi arrivati al 334 92 29 505. C'è chi dice: se non raggiunge le firme deve avere la dignità di lasciar perdere. E poi c'è chi chiede... Congratulazioni all'ascoltatore, avete ascoltatori geni, complimenti per la qualità, diciamo. Siamo bravo, tutti bravo, applauso. Ce n'è un altro, ecco. Ce n'è un altro che ci scrive: gli chiedete se le firme le prendono anche nelle chiese, se fosse sarebbe facile essere radicati sul territorio, infatti non esistono uffici del suo partito da nessuna parte. Io gli giro i messaggi così come arrivano, gli uffici del partito ce l'hanno i partiti che hanno potuto di finanziamento pubblico, perché chi ha avuto il finanziamento pubblico da centinaia di miliardi in passato agli uffici di altre realtà come noi, ci siamo organizzati nelle case. Noi facciamo i cenacoli invece degli uffici, invitiamo sei amici a cena e raccontiamo cos'è il popolo della famiglia. Le case sono i nostri uffici, le nostre case, e da lì raccogliamo le firme, perché le case, grazie a Dio, non sono a uno o due, ma sono migliaia su tutto il territorio nazionale, con un certificatore che viene alla casa. Noi raccogliamo le firme, molto spesso ci trovate con i nostri banchetti per strada, fatevi una passeggiata a Padova, fatevi una passeggiata a Verona, fatevi una passeggiata ieri sera a Casal Palocco, dove ero io personalmente a perdere la voce al Teatro San Timoteo per raccogliere le firme del popolo della famiglia, e scoprirete la bellezza e la fatica della raccolta firme, che però ti mette anche in contatto con tante persone. È un momento anche molto entusiasmante. Dinolfi, ma gliel'ha chiesto a Povia di candidarsi col PDF? Non gliel'ho chiesto personalmente, devo dire la verità. Chiediamoglielo. Facciamo un appello a mezzo Radio Cusano. Povia, candidati col PDF. Sì, a me farebbe molto piacere. Se lui ha desiderio, bussi, gli sarà aperto, diciamo. Questo sarà molto facile, anche perché è molto amico di Gianfranco Amato, che è il segretario nazionale del popolo della famiglia. Quindi penso davvero che se lui volesse, noi siamo assolutamente disponibili. Ma porta voti, Povia? Ma non so se porta voti, però sai cosa c'è?
a me piacciono le persone che mettono la faccia sulle loro idee. Io non condivido tutto quello che pensa poi, lo dico subito, Però mi piace uno che rischia e paga di persona. E forse ci sono pochi esempi, come Giuseppe Povia, del modo con cui si paga di persona per le proprie idee. Se tu vinci Sanremo, perché lui ha vinto Sanremo, sei nel cuore di un sistema dove potresti stare molto comodo e poi per una tua idea vieni completamente rimosso e bersagliato da quel sistema e paghi per le tue idee in maniera così violenta. Ecco, in questo lo trovo francamente qualcosa che merita rispetto, qualsiasi sia l'orientamento di Giuseppe Povia, che però, ripeto, io apprezzo come persona, devo dire anche musicalmente. Io penso che I bambini fanno il piccione sono canzoni che abbiamo nella testa un po' tutti, sì, perché sono, insomma, canzoni di un artista. Beh, ce l'hai nella testa, dai. Senta. Tutti possono farlo, cioè, non penso che nessuno non conosca I bambini fanno, e questo vuol dire che è un cantante di musica popolare che ha fatto la storia della canzone italiana, inevitabilmente, indubbiamente. Con un governo PDF, De Mari ministra della salute, Adinolfi? Silvana De Mari, assolutamente, governo 50% monocolore PDF, Silvana De Mari fa assolutamente il ministro della salute come minimo, poi magari potrebbe essere il primo presidente della Repubblica donna, sarebbe un signor presidente della Repubblica, signori miei, perché poche persone nette e chiare come Silvana De Mari ho conosciuto in vita mia. Anche là bisogna avere coraggio per poi finire sotto processo a Torino, capisci? Quando tu per le tue idee paghi, in questo paese sono poche le persone che vanno a processo per un'idea. Silvana De Mari è una di queste. Per questo è candidata capolista del Popolo della Famiglia al Senato a Torino. Per questo stiamo raccogliendo le firme anche per candidare lei, perché noi siamo quelli là, quelli che stanno pagando un prezzo vero, non chiacchiere, non risatelle, prezzo vero, processi penali, massacri personali, per le idee che professano. Questo è il Popolo della Famiglia. Prima di salutarci, Adinolfi, invece per le regionali nel Lazio ho visto che nel centrodestra ancora non trovano un candidato. Non hanno trovato, questo non lo so, non lo seguo moltissimo la vicenda del centrodestra. A me sembra si che parla di Gasparri, però lui dice non è che uno decide di candidarsi. Io sono a disposizione del partito, però non mi è stato ancora chiesto nulla. A me sembra che Pirozzi sia un buon candidato e noi come Popolo della Famiglia lo appoggeremo, quindi a me piace l'esperienza civica che sta mettendo in campo, una persona che ha dimostrato coraggio anche lì nel momento dell'estrema difficoltà come è stato il terremoto, e noi sosterremo con tutte le nostre forze Pirozzi alla presidenza della Regione Lazio. Grazie e buon lavoro a Mario Adinolfi. Grazie Adinolfi.